Quello di questa mattina è un passaggio che in realtà rappresenta anche una modifica a questo punto radicale anche di questa parte del Molo Sant'Antonio. Ne abbiamo seguito una serie di passaggi anche con l'abbattimento della precedente struttura, tutto quello che ne è conseguito, la bonifica, e adesso un servizio che in realtà mancava e che però avete anche deciso di installare in maniera tale da essere pronto per il futuro. Sì, è un servizio all'avanguardia, un servizio igienico che darà la possibilità ai fruitori del parcheggio, quindi compreso i turisti, di poter ovviamente utilizzare i servizi igienici a pagamento, e che darà anche la garanzia di una pulizia costante, una gestione con un software da remoto che ci dirà sempre se ci saranno dei problemi o insomma ci segnalerà qualunque difformità rispetto alla gestione. Questo perché si tratta di bagni autopulenti, peraltro in un periodo come quello che stiamo vivendo la ripresa va benissimo, il turismo altrettanto, ma l'attenzione agli aspetti igienico-sanitari è fondamentale. Non solo, la stessa ditta ci ha proposto un pacchetto che ovviamente hanno inserito di recente, che è un pacchetto di sanificazione anti-Covid. Ci sono stati dei passaggi quando la struttura in qualche modo è stata presentata, anche relativi all'aspetto estetico, sarà tutto a specchi? Sì, sarà a specchi, ma i motivi sono relativi anche alla tutela dell'aspetto esteriore, cioè l'alternativa, una forma di piastrelle che avevano proposto, abbiamo pensato fosse più soggetta delle scritte, qualcosa che avrebbe potuto deturpare, e in questo modo invece garantiamo la possibilità di una pulizia costante. Anche la manutenzione? La manutenzione è compresa per il primo anno nel pacchetto che abbiamo acquistato e poi sarà a seguire per gli anni successivi. Chiaramente questo, dicevamo, è un passaggio inserito nell'ambito di un progetto che prevede tanti altri aspetti legati alla fruibilità in termini di mobilità, di trasporti e comunque di gradevolezza del centro storico. Non solo, anche di decoro. L'assessore Gradenico sta predisponendo un progetto per rendere più gradevole la parte retrostante, che in questo momento è ovviamente in stato di abbandono, e il tutto si inserisce in una valorizzazione di questo parcheggio che, in una visione futura di zona a traffico limitata, sarà il parcheggio di frontiera verso la chiusura dell'isola di Ortigia. Qui in questi mesi, per ovvie ragioni, non c'è bisogno nemmeno di ricordarlo, non parcheggiano più i bus turistici, non parcheggiano per questa fase, ma progressivamente tornerà anche questo tipo di turismo, questo tipo di trasporto. Sì, assolutamente sì, anche se cercheremo di circoscrivere l'attività alle operazioni di carica e scarico e predisporremo presso altra area lo stazionamento. Da tanto tempo uno tra i temi dolenti, in realtà sempre, da decenni, è sempre quello legato ai bus navetta. Periodi in cui si utilizzano, periodi in cui non è più possibile, periodi in cui la manutenzione è sufficiente, quando invece non serve più. A questo punto invece dove siamo arrivati? Qual è questo momento? Stiamo lavorando da tempo a un progetto globale relativo al quartiere di Ortigia e a quello della zona umbertina. E all'interno di questo progetto stiamo ovviamente procedendo anche con il trasporto verso l'isola di Ortigia. Non dico altro perché siamo proprio in corsa. Non dice altro, ma ha già annunciato in passato insieme al sindaco di Siracusa comunque la prospettiva dell'acquisto di nuovi mezzi. Sì, l'acquisto di nuovi mezzi, ma anche la possibilità di avere un servizio fino a che non avremo i mezzi in house. Quindi ce l'ha anticipato alla fine. Qualcosina.